Buonasera, bentrovati all'edizione delle 19 del TG6. Come promesso, eccoci qui. Siamo di nuovo in diretta per darvi tutti gli aggiornamenti che riguardano la situazione coronavirus in provincia di Teramo. È da poco finita la riunione in prefettura, una riunione molto lunga con visioni anche contrastanti e con un confronto che c'è stato fra sindaci e Regione Abruzzo. Andiamo con Paolo Renzetti in diretta ancora una volta dalla prefettura di Teramo. Paolo ha ospite il presidente della provincia di Teramo che ringraziamo. A te Paolo. Sì, buonasera, buonasera Alfredo. In diretta ancora una volta dalla prefettura di Teramo è terminata da pochissimi minuti la riunione iniziata dopo le 16 qui in prefettura per fare il punto della situazione dopo il caso di positività al coronavirus ufficializzato questa mattina dalla regione Abruzzo. Abbiamo le notizie ufficiali a questo punto e le facciamo ovviamente dire e commentare al presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Presidente, scuole chiuse domani solo a Roseto degli Abruzzi. Sì, ecco, la prima notizia che dobbiamo, ecco, grazie a voi, dobbiamo far arrivare nelle case delle nostre famiglie è che le scuole rimangono chiuse solo nel comune di Roseto, di ogni ordine e grado. Rimangono aperte tutte le altre scuole della provincia di Teramo, ecco, solo a Roseto chiuse. Ecco, c'è anche un motivo perché si attendono ancora le conferme di questa positività e io approfitto, ecco, del vostro mezzo di comunicazione, della vostra televisione, ecco, per dire, ecco, che dobbiamo continuare a vivere il presente, ecco, dobbiamo continuare ad andare avanti, ecco, non dobbiamo alimentare una situazione che non è così come in questi giorni, ecco, lo hanno pure presentata, perché oggi non è la fine del mondo. L'ho detto, l'ho scritto stamattina, ecco, l'ho detto, ecco, che i decessi che sono stati in Italia non sono stati dovuti per il coronavirus, ma con il coronavirus. Ecco, soggetti che avevano già altre patologie con questo virus, ecco, hanno decretato, ecco, il decesso, ecco, perciò non possiamo, ecco, stare nel panico per senza motivo, ecco, bisogna continuare a vivere normalmente perché qui stiamo generando un problema più grosso che verrà a breve. Ecco, il virus peggiore è il danno che stiamo facendo all'economia, alla nostra provincia, ed è veramente un problema che avvertiremo nel breve. Presidente, il messaggio che questa sera volete lanciare qui da Teramo è che l'Abruzzo non è una regione in emergenza in questo momento. L'Abruzzo attualmente non è una regione dove c'è focolaio, non c'è nulla, c'è solamente un paziente, un cittadino che non è di Roseto ma è residente in un'altra regione, che è arrivato qui e che è un catapultato, ecco, perciò non è che attualmente c'è un focolaio. Questa è la situazione attuale, però potrà anche accadere che fra un'ora, forse fra qualche ora, si troverà un altro contagio. Ma anche qui si gestirà e si va avanti. Ecco, io l'ho detto, non è un virus che se lo prendiamo entro 4 ore la nostra vita è finita. Non è così. Ecco, non dobbiamo, in special modo noi adulti, ecco, stare né vivere nel panico. Ecco, siamo chiamati a vivere la quotidianità e pensare, ecco, di vivere la nostra vita normale. Con qualche accorgimento, ecco, non si è leggerotti, ma si è solamente, ecco, nella capacità che, ecco, nella responsabilità che bisogna, ecco, continuare normale. Qui stiamo dando un messaggio sbagliato. Io in questi 5-6 giorni non ho voluto, ecco, parlare e scrivere, ma ho sentito cose orribili, non da tutti, ma da tanti. Presidente, per Presidente, chiudere, perché ovviamente posso ha Paolo, molto da scusami. fare. Sì, Alfredo. Sì. Volevo fare una domanda al Sì. Presidente, perché chiaramente la chiusura delle Sì. scuole a Roseto è comprensibile e vorrei capire e far capire anche ai nostri telespettatori Sì. la ratio della decisione. Ci sono anche dei ragazzi che però si spostano Sì. all'interno della provincia per studiare. Come mai avete deciso di chiudere solo a Roseto e non dalle altre parti? Sì, allora lì non è che abbiamo, diciamo, il sindaco stamattina ha deciso così di fare questa ordinanza che è giusta e da comprendere, che in quel momento non si capiva lo stato delle cose, non si capiva il percorso. Ecco, attualmente, siccome si ha la traccia completa del giro che ha fatto la famiglia, ecco, e ci dà la certezza, ecco, che i ragazzi non sono venuti a contatto, ecco, non c'è questo pericolo che questo virus si è diffuso così rapidamente con gli altri ragazzi. Ecco, perciò c'è una ratio ben precisa. Lui ha fatto un'ordinanza di chiusura ed è giusto che rimanga ancora così in attesa di conferme.
ma attualmente non c'è il pericolo di contagio così frequente. Io poi voglio, anche per far capire a chi ci ascolta, l'atteggiamento dell'Italia è un atteggiamento che va alla ricerca del contagiato, perché così si spiega anche la nostra posizione in classifica al numero 3, no? Che siamo una delle nazioni più contagiate, mentre ci sono altre nazioni invece che non fa nessuna ricerca del contagiato, dico, oppure così un'attenzione particolare a questa esigenza, e spiegamoci anche il perché. Allora, grazie, Paolo, grazie al Presidente della provincia di Teramo. Sì. Allora intanto do, sì, grazie al Presidente che deve andare via. Recuperi l'auricolare, Paolo, do i dati aggiornati alle ore 18 da parte della Protezione Civile, 750 contagiati, 17 le persone decedute, 45, questo è un dato importante, le persone guarite. Si è aggiunta la Puglia alla lista delle regioni dove sono i contagi, quindi siamo a 13. Paolo, a te con l'assessore Verì. Sì, grazie, grazie davvero di cuore all'assessore Verì, perché è terminata da pochi minuti la riunione, è una giornata davvero estenuante. Assessore, allora vogliamo ufficializzare quello che è emerso da questa riunione: scuole chiuse domani solo a Roseto degli Abruzzi. Sì, il caso è un caso ben circoscritto, in quanto si tratta di una persona che è stata contagiata e che proviene dal nord, per cui abbiamo la tracciabilità di tutto il percorso che lui ha effettuato. I familiari sono in sorveglianza da un punto di vista sanitario e, non essendoci un coinvolgimento di una popolazione estesa, abbiamo deciso di finalizzare la chiusura degli uffici scolastici e di tutte le scuole di ogni ordine e grado relativo al comune di Roseto. Non ci sono, vogliamo precisarlo perché circolano delle voci in questi minuti, non ci sono altri casi in Abruzzo? I casi in Abruzzo vengono determinati solo dai tamponi, che si dividono in una prima fase e in una seconda fase. Domani, assessore, ci sarà in regione a Pescara alle 11 un altro incontro alla presenza del Presidente Marsilio. Domani ci sarà un altro incontro, contemporaneamente questa sera c'era un gruppo di lavoro al Dipartimento, operativi ed attenti. Per chiudere, assessore, perché la dobbiamo ovviamente lasciare andare via, che ha un'altra riunione a Pescara, il paziente resta per il momento ricoverato al Mazzini. Il paziente viene costantemente assistito all'ospedale Mazzini e si verificano le condizioni. Pescara, l'ospedale di Pescara è il centro di riferimento regionale per i casi di coronavirus. Grazie, grazie all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Io approfitto e ringrazio della presenza del professor Alberto Albani, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, ma al vertice anche di questa task force del centro regionale di Pescara per quanto riguarda il coronavirus. Professore, qual è la situazione del paziente e la situazione in generale proprio in questo momento? Allora, il paziente è risultato positivo al primo tampone e questo non basta per dire che sia affetto da coronavirus. Stiamo aspettando la risposta del secondo tampone, che arriverà in tarda serata di oggi, e solo a quel punto, in caso di positività, potremo dire che il paziente è affetto da coronavirus, da patologia da coronavirus. Il paziente sta in condizioni discrete, è ottimamente assistito all'ospedale Mazzini di Pescara, e in base poi alla risposta di questo secondo tampone decideremo che cosa fare nel proseguo dei prossimi giorni. Ci conferma che questo paziente nella giornata di oggi non ha la febbre, senza febbre? Attualmente non ha febbre, oggi non ha avuto febbre. Per quanto riguarda i parenti, sono in quarantena ma sono in buone condizioni? Sì, sono tutti in ottime condizioni, non sono sintomatici, sono sotto stretta sorveglianza sanitaria, così come gli altri soggetti che sono venuti a contatto con il paziente, che sono stati già individuati e sono anche loro sottoposti a quarantena. L'ospedale di Pescara c'è un grosso lavoro in questi giorni, perché è questo il centro regionale per quanto riguarda coronavirus, e tra l'altro a Pescara si sta lavorando anche su altri tamponi, perché ogni qualvolta scatta un allarme c'è da fare queste analisi. Esatto, noi abbiamo come centro di riferimento l'obbligo di rispondere a quelle che sono le domande di salute da parte della popolazione, per cui tutti i pazienti sintomatici che hanno delle certe caratteristiche sono sottoposti a tamponi e vengono poi tutti quanti esaminati al nostro centro. Professore, vogliamo anche un attimo, e poi la lasciamo ovviamente, tranquillizzare un po' la cittadinanza e la popolazione abruzzese,
paese su questo coronavirus, che è un'influenza ma che di per sé non è assolutamente letale. No, è una patologia importante perché dà delle grosse complicanze, però in assoluto ha un tasso di mortalità molto basso, per cui da questo punto di vista abbiamo buone speranze di poter circoscrivere questo caso e quindi di limitare al massimo la diffusione. Grazie al professor Albani, primario del pronto soccorso dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara, ospedale di Pescara che lo abbiamo ascoltato anche dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veria, il centro regionale deputato proprio al trattamento di questi casi, e dunque abbiamo ascoltato proprio in diretta, Alfredo, al termine di questa riunione la voce dell'assessore regionale alla sanità, che ci ha dato anche quest'altra notizia. Domani alle 11 a Pescara in regione ci sarà quest'altro importante appuntamento alla presenza del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio per fare il punto della situazione, e domani quando ci sarà questa riunione ovviamente tutti avranno già a disposizione i risultati di questo secondo tampone sul paziente attualmente ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo. Paolo, allora hai registrato dei contributi che abbiamo in serbo da far vedere ai nostri telespettatori. Vedo alle tue spalle il sindaco di Teramo D'Alberto che sta parlando con un'altra emittente. Noi adesso andiamo ad ascoltare il sindaco di Teramo e il sindaco di Giulianova, che insieme hai avvicinato e hai sentito, così sentiamo anche la loro opinione. Sindaco, allora domani scuole aperte in tutta la regione, eccezione fatta per Roseto? Oggi abbiamo parlato solo della provincia di Teramo, ovviamente, limitatamente al caso, diciamo così, che è emerso questa mattina. Alla luce delle informazioni che abbiamo avuto dalla regione, dall'ASL, dalla Protezione Civile, alle informazioni, insomma gli approfondimenti legati al caso, alla tracciabilità anche del percorso del paziente, quindi un caso circoscritto assolutamente all'interno del comune di Roseto, insieme a tutte le istituzioni, come tutti i sindaci, abbiamo deciso, insomma, che comunque per domani, eccezione fatta per il comune di Roseto, che è il comune area interessata all'interno della quale si è verificato il caso, che non è endogeno, ripetiamolo, perché anche questo è fondamentale. Il comune di Roseto, la provincia di Teramo, la regione Abruzzo ad oggi non è una regione che ha un focolaio interno, quindi questo è un elemento assolutamente dirimente. La situazione al momento continua ad essere sotto controllo, diciamo, insieme tutti i sindaci, con grande solidarietà istituzionale, responsabilità istituzionale, abbiamo deciso per domani, comunque per anche alla luce delle informazioni che abbiamo avuto, assolutamente di confermare la situazione odierna. Anche Atri domani sarà aperta, insomma, quindi solo esclusivamente il comune di Roseto, anche perché il decreto legge prevede espressamente un potere per il comune all'interno del quale si verifica un caso, sebbene non endogeno. Quindi questa è la situazione. Non risultano altri casi e c'è una tracciabilità del paziente e dei contatti assolutamente circoscritta a determinate e limitate zone del comune di Roseto. Queste sono le informazioni che abbiamo avuto, le indicazioni anche dalla Protezione Civile, dalla Regione Abruzzo, che ovviamente sono gli elementi sulla base dei quali poi i sindaci assumono le decisioni. Signor Costantini, c'è la preoccupazione a Giulianova oggi? Sì, non siamo in emergenza sanitaria, questa è la cosa importante, dobbiamo comunicarla, come ha detto bene il sindaco di Teramo, non c'è nessun focolaio in questo momento, abbiamo tracciato e devo ringraziare la ASL che ha fatto una relazione ben precisa, siamo certi degli spostamenti di questo paziente, la famiglia in quarantena, le persone con cui è venuto a contatto sono già state chiamate dalla ASL e sono anche loro in quarantena, quindi in questo momento la situazione è sotto controllo, dobbiamo dirlo. Il numero preciso non lo possiamo comunicare, non sono tantissime, però vi assicuro che noi abbiamo ricevuto nel Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL una relazione dettagliatissima, quindi sappiamo perfettamente dove è stato e quando c'è stato. Quindi siamo abbastanza sereni e questa nostra serenità ci ha fatto prendere una decisione, che è quella di aprire le scuole, tenerle aperte. Non vogliamo bloccare una provincia, non vogliamo che si faccia pubblicità negativa al nostro territorio. Questo paziente non è nostro, arriva da qualche altra parte, dalla Brianza, e noi non abbiamo focolai in provincia di Teramo, che sia chiaro, non siamo in emergenza sanitaria. Mi raccomando, specifichiamolo, perché è importantissimo per i nostri territori, per la nostra economia e per il nostro turismo. Grazie.
Avete affrontato altri argomenti come partite? Solo esclusivamente questo, perché il tema, diciamo, rispetto al quale abbiamo avuto maggiori indicazioni e anche richieste all'interno della giornata di oggi. Noi comunque, insomma, non siamo in emergenza sanitaria e continueremo a monitorare costantemente, come abbiamo sempre fatto, l'evoluzione della situazione. Ci aggiorniamo a domani, infatti domani mattina saremo alle 11 in Regione Abruzzo insieme al Presidente Marsiglio, insieme agli altri comitati ristretti e insieme all'assessore naturalmente alla Protezione Civile, perché questa è una situazione che andrà monitorata ogni 24 ore. Ringrazio il Sindaco di Teramo, ringrazio il Presidente della Provincia e gli altri sindaci, perché è veramente un gioco di squadra e io sono convinto che questi amministratori, che hanno già fronteggiato delle problematiche molto più complesse come quella del terremoto e del maltempo, riusciremo tutti insieme a venirne fuori. Grazie. Allora Paolo, mi pare chiaro il messaggio che è uscito da questa riunione in prefettura, un messaggio che il territorio della provincia di Teramo ha voluto dare alla regione Abruzzo, intesa come territorio, ma anche e soprattutto al resto d'Italia, cioè non c'è una vera e propria emergenza sanitaria, l'Abruzzo non è, e ce lo ha detto anche il Presidente Marsiglio oggi mentre prendeva il volo per tornare di corsa in Abruzzo da Bruxelles, non è tra i cluster, tra le regioni focolaio, e questo è il messaggio sostanziale che sta dietro la non chiusura delle scuole, fatta eccezione per il comune di Roseto. Paolo. Eh sì, è proprio questo, un messaggio forte, quello soprattutto dei sindaci, che questa non è una regione in emergenza, che questa soprattutto, la provincia di Teramo, Alfredo, non è una provincia in emergenza. Diceva proprio qualche istante fa al nostro microfono il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, così si rischia di far male a questa provincia, a questa regione, poi le conseguenze le pagheremo in seguito. È chiaro che la priorità è quella di garantire la salute di tutti i cittadini. E dunque le emergenze devono essere gestite in questo modo, ma come hanno detto i nostri microfoni anche i sindaci di Teramo, di Giulianova, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, non c'è un'emergenza, c'è una situazione che viene monitorata ora dopo ora, e questo è un focolaio che proviene da un'altra regione. Ovviamente si attendono i risultati dallo Spallanzani, poi domani seguiremo ancora una volta minuto dopo minuto, è il caso di dire, una nuova giornata, perché ci sarà questa importante riunione che abbiamo ascoltato, anche ricordata ai nostri microfoni sia dal sindaco di Giulianova ma anche dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veriti. Ci sarà questa riunione in regione a Pescara, dove verrà fatto un nuovo punto della situazione, ma si cerca di tornare ad una ancora più normale vita di tutti i giorni in provincia di Teramo, tant'è che domani ad Atri le scuole riapriranno, resteranno chiuse solo nella città di Roseto degli Abruzzi, uffici regolarmente aperti in tutta la provincia di Teramo, in tutta la regione. Dunque questa è la risposta, questo è il messaggio arrivato anche dalla riunione che si è tenuta questo pomeriggio in prefettura a Teramo, riunione che è durata oltre tre ore, che è terminata pochi minuti fa, come abbiamo potuto vedere anche dalle interviste che vi abbiamo proposto in diretta qui dalla sede del Palazzo di Governo Paolo. Di Teramo. Paolo, prima di ascoltare il sindaco di Atri, che tu hai avvicinato poco fa, sindaco di Atri che questa mattina ha chiuso le scuole in via precauzionale, ti chiedo di verificare una notizia che mi è appena arrivata e che quindi diamo con il beneficio del dubbio, perché ci sarebbe un infermiere di Lodi arrivato a Teramo per un funerale, ricoverato con un sospetto di coronavirus. Però ti chiedo darci conferma, magari se riesci, se c'è ancora lì qualcuno rispetto a questa notizia da poco trapelata. Nel frattempo ci andiamo a vedere il contributo con il sindaco di Atri.
deciso di riaprire perché quanto è emerso in prefettura è una posizione chiara, il caso è ben tracciato e quindi ritengo che non ci siano assolutamente i motivi per continuare a tener chiuso, nel senso che la ASL ha fatto un ottimo lavoro, capisco, comprendo la posizione del sindaco di Roseto anche per una posizione della collettività rosetana, un sentimento che immagino ci sia nella collettività rosetana. Tuttavia non ritengo che non ci siano le condizioni per chiudere, per tenere chiuso. Si può riaprire tranquillamente proprio alla luce di quello che è venuto fuori oggi e delle ricerche che sono state fatte. Allora Paolo, non so se sei riuscito in questi pochi secondi ad avere qualche notizia in più, non sarebbe un nuovo caso, ma una persona probabilmente che si è sottoposta ai controlli medici per uno stato febbrile, da quello che siamo riusciti a capire, però insomma, le informazioni sono frammentarie, Paolo. Guarda, sì, è notizia di qualche minuto fa, ne abbiamo parlato a dire il vero non a microfoni accesi prima, ne abbiamo parlato anche con i colleghi, con l'assessore regionale Nicoletta Verì che ha detto che era venuta a conoscenza proprio qualche secondo prima di questa notizia, che però non aveva assolutamente conferme in questo senso e che nelle prossime ore ovviamente la Regione in caso di ulteriori novità darà le notizie, come così è stato per tutta la giornata di oggi. Ma ad una precisa domanda proprio dei colleghi su questa notizia arrivata qui in prefettura a Teramo poco fa, la dottoressa Verì, l'assessore regionale della sanità, ha detto di essere stata informata proprio durante la riunione, dunque si sta lavorando per avere eventuali conferme sulla presenza di questa persona giunta dalla Lombardia. Comunque nel caso dovesse essere insomma confermato in qualche maniera questo stato febbrile, poi vedremo se è riconducibile a questo virus o meno, è un altro caso importato perché si tratta di un'altra persona che non è residente nella regione Abruzzo ma che arriva ancora una volta dalle zone tra virgolette rosse, tra le zone focolaio di questa emergenza, diciamo, coronavirus. Resta ancora un attimo Paolo in collegamento con noi perché ci andiamo a vedere insieme il servizio che questa mattina ha realizzato Tania Bonnici Castelli all'IZS, tutto pronto anche lì per una eventuale emergenza, e il virologo dell'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise, che è proprio lì a Teramo, spiega anche l'origine di questo virus. Sentiamo. La provincia di Teramo ha una marcia in più per fronteggiare l'emergenza coronavirus grazie alla presenza sul territorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, un centro di referenza nazionale all'avanguardia nello studio di malattie contagiose. All'IZS di Teramo è già pronto, in caso di necessità, un laboratorio di contenimento per il trattamento dei virus, mentre la struttura è abilitata ad eseguire eventuali tamponi per il Covid-19. Intanto una cosa deve essere chiara, gli animali domestici non rischiano e non provocano il contagio. Questo coronavirus è un virus che è originato negli animali, sicuramente ha come serbatoio il pipistrello ed è saltato nell'uomo, proprio si dice perché questo virus effettua il salto di specie, è un virus che è famoso, tra virgolette, per effettuare appunto un salto di specie dagli animali all'uomo, ma ci tengo a sottolineare che i nostri animali domestici non sono assolutamente in questo momento coinvolti nell'infezione. I coronavirus è vero che esistono negli animali, i nostri cani e i nostri gatti ospitano coronavirus che possono essere più o meno patogeni, ma non sono assolutamente correlati con questo coronavirus respiratorio patogeno per l'uomo. In questa emergenza l'IZS di Teramo che ruolo potrebbe svolgere? L'IZS di Teramo, in qualità di centro di referenza delle malattie esotiche e come centro di referenza della genomica, per farla breve, può rivestire un ruolo assolutamente importante all'interno del network degli zooprofilattici. Noi
siamo qui davanti alla struttura di biocontenimento, siamo sicuramente in grado, nel caso in cui dovessimo essere coinvolti in questa operazione, a effettuare il test molecolare di screening per la presenza del DNA, anche se non è correttissimo, dovremmo dire RNA del virus. I campioni verranno processati qui nel caso, verranno inattivati, dopodiché l'estratto verrà testato con un test molecolare specifico per questo virus che noi abbiamo già a disposizione. Ovviamente poi quelli che noi indichiamo come positivi verranno poi inviati per conferma al laboratorio nazionale, che in questo caso è lo Spallanzani o l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi siete pronti a tutto? Assolutamente sì, siamo assolutamente pronti. Ci tengo a sottolineare che rappresenta un ulteriore volano per quella che è l'importanza della salute unica, del One Health System, di cui l'Istituto di Teramo è assolutamente protagonista, perché insomma è evidente che l'origine di questo virus è nel mondo animale, ma che ha ripercussioni importantissime nella salute pubblica e nel sistema sanitario nazionale. E dunque questo è il servizio dall'IZS. C'è un'altra notizia che purtroppo riguarda gli sciacalli, possiamo dire, che in queste situazioni purtroppo si aggirano nei luoghi dove ci sono le emergenze. La prefettura di Teramo ha diramato un comunicato con il quale si intende mettere in guardia soprattutto gli anziani dai tentativi di truffa, di falso personale medico e paramedico che dice di voler effettuare tamponi, test e accertamenti gratuiti a domicilio. Non aprire a sedicenti tecnici della ASL o di associazioni di volontariato e segnalare il tutto alle forze dell'ordine in maniera tempestiva, quindi facendo il 112 e il 113. Questo il richiamo da parte della prefettura di Teramo e delle forze dell'ordine. Attenzione poi alle fake news, si legge ancora nel comunicato: la Polizia di Stato ha segnalato la diffusione tramite social media e chat di messaggi falsi sull'andamento dell'emergenza e sulle misure adottate, che generano allarme ingiustificato. Il numero di pubblica utilità per qualsiasi informazione, soprattutto non chiamate per cose futili ma per cose serie e per denunciare magari degli stati febbrili o delle problematiche che potrebbero essere collegate a questo virus, è il numero 1500. Oltre ai numeri verdi regionali, online e in rete sono consultabili chiaramente i siti web e gli account social ufficiali delle istituzioni. Chiaramente anche noi cerchiamo di rendervi un servizio pubblico puntuale e possibilmente corretto, senza creare falsi allarmismi, ma cercando di rappresentare quella che è la realtà. Paolo, se non ci sono altri aggiornamenti, io mi congederei da te, da Teramo, dimmi. No, non ci sono altre novità, altre notizie, sono andati tutti via, siamo rimasti davvero solo io e il nostro Roberto Pulimanti, che ringrazio, come ringrazio Ania Cantagalli per la preziosa collaborazione giornalistica. Non c'è davvero più nessuno, è stato un pomeriggio davvero intenso in questa riunione, a cui hanno preso parte davvero, sì, una giornata, è vero, una giornata intensa, e comunque siamo riusciti a proporre proprio in diretta le voci dei protagonisti di questa riunione, con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verilla, presidente della provincia di Teramo Diego Di Bonaventura. Poi abbiamo ascoltato anche i contributi con diversi sindaci di Roseto, di Teramo, di Giulianova, di Atri, di Valle Castellana, che dunque ci hanno raccontato quello che è accaduto proprio alle nostre spalle. Un pomeriggio comunque importante alla luce del nuovo caso di primo, speriamo anche unico, caso di coronavirus nella nostra regione. E dunque tutto, se non ci sono ulteriori domande, Alfredo, da Teramo la linea può tornare definitivamente allo studio. No, grazie, grazie a Paolo Renzetti, davvero grazie a tutti coloro che in questa giornata mi hanno supportato in queste lunghe dirette edizioni del telegiornale, praticamente interamente dedicate al coronavirus. Altri aggiornamenti ci saranno nel corso, eventuali aggiornamenti, se ce ne sarà la necessità, ci saranno nel corso della trasmissione Velò, che parte alle ore 21, che riparte proprio questa sera, trasmissione dedicata al ciclismo, ideata dal patron Luciano Rabottini, che conduce assieme al nostro Jacopo Forcella. Se ce ne sarà necessità daremo lì
gli altri aggiornamenti, soprattutto in attesa dei risultati delle controanalisi sui tamponi effettuati al 50enne, primo caso in Abruzzo ricoverato al Mazzini, risultati che devono arrivare dallo Spallanzani di Roma, centro unico di riferimento per questo tipo di patologie, assieme in seconda battuta al Sacco di Milano, dove tra l'altro si sta studiando anche un progetto di vaccino e dove ci sono in atto delle ricerche molto avanzate che hanno isolato il ceppo italiano del virus. Questa è notizia di oggi pomeriggio. Nel frattempo vi do invece conto purtroppo di un'altra notizia che invece riguarda la cronaca nera, con due anziani coniugi di 89 e 92 anni che sono stati trovati senza vita nella loro casa di Via del Monte a Luco dei Marsi, siamo in provincia dell'Aquila. La causa del decesso dovrebbe essere imputabile ad una perdita di monossido di carbonio sprigionato da una stufa che i due avevano acceso per scaldare l'ambiente. A lanciare l'allarme questa mattina è stato il figlio della coppia. I corpi dei pensionati sono stati trovati dai vigili del fuoco di Avezzano dopo aver forzato la porta d'ingresso dell'abitazione. Intervenuti sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Torniamo in questo caso a Teramo e ritorniamo sulla notizia di ieri, quella del sequestro da 1 milione di euro nei confronti delle aziende che fanno capo al presidente del Teramo Calcio, Franco Iachini, che ieri, dopo la partita fra Teramo e Potenza, ha parlato anche e soprattutto dell'indagine in atto che lo riguarda, attaccando in qualche maniera l'operato della Procura. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Franco Iachini rompe il silenzio stampa e si difende. Il noto imprenditore, presidente della Teramo Calcio, è indagato per reati che riguardano fatture false e indebite compensazioni d'imposta. Rischia fino a 6 anni di carcere e gli è stato sequestrato in via cautelare oltre 1 milione di euro, somma ritenuta provento dell'evasione fiscale. Ieri, al termine della gara di Serie C, nonostante la sconfitta in casa del Teramo, Iachini si è mostrato sereno, forte del fatto che la commissione tributaria provinciale si sia espressa a favore dell'imprenditore. La commissione tributaria provinciale di primo grado, cioè il giudizio, i giudici hanno stabilito che invece era assolutamente tutto corretto quello che abbiamo fatto e che le tesi che aveva avanzato l'Agenzia di Entrate, riportate pedissequamente dalla Procura della Repubblica, sono state smentite da dei giudici. Tuttavia la commissione tributaria ha espresso giudizio sul contenzioso con l'Agenzia delle Entrate solamente per quanto concerne atti amministrativi, basandosi sulla documentazione disponibile. La Commissione, nella sentenza emessa lo scorso 24 febbraio, ha ritenuto inconsistenti gli addebiti riscontrati dall'Agenzia delle Entrate nel 2017, condannando quest'ultima al pagamento di oltre 40.000 euro di spese processuali. Tuttavia il procedimento penale andrà avanti ugualmente e il denaro resterà sotto sequestro preventivo. Solo dopo la chiusura delle indagini si capirà se Procura e Guardia di Finanza dispongono di nuovi elementi di prova contro Iachini, prove che però al momento sono sotto segreto istruttorio. È stato riferito che l'Agenzia di Entrate è sostituita alle scelte dell'imprenditore in una libera economia di mercato, e quindi questo per me è stato un motivo di orgoglio. Il Teramo Calcio ad ogni modo non ha nulla a che fare con questa vicenda. Se non era il presidente del Teramo Calcio, forse questa notizia non sarebbe uscita. Continuiamo, ritorniamo per un attimo all'allerta coronavirus, perché ci sarebbe una persona in osservazione in questo momento all'ospedale di Atri, che dovrebbe essere trasferita a minuti all'ospedale Mazzini di Teramo. Lo diciamo per correttezza, sono tutti casi che non sono ancora riconducibili al coronavirus e noi speriamo che non lo diventino con il passare delle ore, però è doveroso darvi queste informazioni su casi che potrebbero essere anche di semplice stato febbrile, di semplice influenza. Comunque è chiaro che è l'invito che faccio a tutti voi da casa: non recarvi, come ho già detto in precedenza nelle altre edizioni del telegiornale, nei pronto soccorso se non ci sono sintomi gravi, e soprattutto di farlo
se non prima di aver contattato i numeri di pubblica utilità, il 112 e gli altri numeri che sono disponibili online, che trovate praticamente dappertutto, lì vi sapranno consigliare per via telefonica e poi solo eventualmente dopo, se necessario, andare al pronto soccorso. È necessario non ingolfare le unità di prima emergenza in questo momento di difficoltà, insomma bisogna avere anche un po' di senso civico. Torniamo alla cronaca, andiamo adesso a Lanciano, dove c'è stata la rivolta di una cinquantina di detenuti nel carcere, nel reparto detenuti comuni. La polizia penitenziaria è riuscita a ripristinare la normalità dopo 8 ore, in 32 sono stati già trasferiti. Vediamo il servizio. Sono state necessarie 8 ore per domare la rivolta di una cinquantina di reclusi all'interno del penitenziario di Lanciano. La protesta, che si è scatenata martedì pomeriggio, è scaturita da un paio di carcerati e in breve ha coinvolto tutto il reparto dei detenuti comuni. Secondo la ricostruzione fatta dal sindacato autonomo SAPPE, i detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle proprie celle con la devastazione dell'intera area. Distrutte le telecamere, luci, arredi, rotto il cancello di sbarramento a chiusura del reparto, è stata anche allagata la sezione detentiva con l'idrante antincendio, impedendo al personale di polizia penitenziaria di avvicinarsi. Dopo numerosi tentativi di persuasione da parte della Polpen, riferisce ancora il SAPPE, e dopo minacce dei detenuti, i tentativi di aggressione agli agenti con il lancio di oggetti, è arrivato finalmente l'ordine da parte del direttore sull'utilizzo dell'armamento di reparto e l'uso della forza, come previsto dai regolamenti. Alle 20 il personale di polizia penitenziaria è riuscito a ristabilire l'ordine e la sicurezza all'interno del carcere di Villa Stanazzo. Tutto questo è il risultato del sovraffollamento della struttura e della carenza di agenti, lamenta il sindacato. Dopo il violento episodio, 32 detenuti sono stati trasferiti in altre carceri. Il SAPPE chiede all'amministrazione penitenziaria che vengano accertate responsabilità su quanto accaduto e di conoscere i motivi sulla mancata considerazione del grido di aiuto richiesto alle autorità più volte in passato. Infine il sindacato chiede che venga chiusa definitivamente la sezione detentiva interessata dai disordini e che il numero di personale di polizia in servizio presso il carcere sia notevolmente incrementato. Un'altra notizia importante che leggiamo dall'ANSA, notizia da poco arrivata in redazione: i vigili del fuoco sono stati impegnati e sono ancora impegnati da questa mattina nelle operazioni di spegnimento di un incendio piuttosto esteso che si è sviluppato nella zona di Manoppello, in contrada Cerbarano. Considerata la zona estremamente impervia, è stata richiesta anche l'operatività di un Canadair, che è intervenuto ed è al lavoro sul posto. In azione ci sono anche diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara e del distaccamento di Alanno, oltre ai volontari. Questa dunque notizia dell'ultima ora. Proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo nella Marsica. L'assessore con delega alle aree interne della regione Abruzzo, Liris, ribadisce l'ascolto ai cittadini, ma la regione ha già concesso l'ok al progetto della Biometano Energy nel comune di Collarmele, nonostante la contrarietà dei cittadini e dei residenti di quelle zone. Vediamo il servizio di Luca Pulsoni. La Regione non può far altro da questo punto di vista, ed è giusto che sia così, che interpretare, che ascoltare le voci che arrivano dal basso e dal territorio, ma non può prendere delle decisioni al posto delle comunità locali, che sono le prime ad essere interessate. La Regione non può far altro che ascoltare e interpretare le voci che arrivano dal territorio, ma non può prendere decisioni al posto delle comunità locali. Laddove ci sia una mancanza dei controlli, sono i sindaci, autorità di protezione civile, autorità medica per antonomasia, a dover
per prendere decisioni. L'assessore regionale con delega alle aree interne Guido Quintino Liris sottolinea il dialogo condiviso tra regione e territori per far fronte ad emergenze come quella dell'impianto di biometano nella Marsica Est. Sulla concessione dell'autorizzazione al progetto della Biometano Energy da parte dei dirigenti della regione, comunicazione rilasciata tra l'altro direttamente all'azienda bypassando le istituzioni del territorio, Liris ribadisce. Questo è un ambito evidentemente, se la regione, parliamo evidentemente di uffici, hanno dato questo tipo di parere, evidentemente chi ha chiesto questi pareri aveva tutte le carte in regola. Da questo punto di vista chiaramente non abbiamo, non essendo mia competenza, dovrei seguirmi e leggermi le carte in maniera approfondita, ma non ho dubbi che se ci fossero state situazioni confliggenti sarebbero state bloccate. Comunque ripeto, i primi a dover dire la propria sono i cittadini che abitano questo territorio e che devono interpretare questo tipo di scelte, di battaglie soltanto se serve, ma di scelte che poi vanno a ricadere proprio sulla propria quotidianità. Siamo arrivati alla pagina dello sport, parliamo di calcio con la Serie B in primo piano e chiaramente parliamo del Pescara che sta preparando la gara di domenica, importantissima non solo perché è un derby, quello con l'Ascoli, ma anche e soprattutto per la situazione non facile che sta attraversando il Pescara. Nella seduta di oggi hanno lavorato a parte Drudi, Tumminello e Castanos, proprio l'attaccante che sta per rientrare in squadra dopo un lungo e grave infortunio, e parliamo chiaramente di Tumminello, è stato avvicinato da Andrea Costantini nel pomeriggio quando i giocatori hanno parlato alla stampa. Vediamo l'intervista da pochissimo arrivata in redazione. Marco Tumminello, ben rientrato a Pescara, come è andato avanti questo percorso di ristrutturazione fisica, possiamo dire così? Beh, intanto grazie del bentornato. Beh, è andato difficilmente lungamente avanti. Siamo arrivati quasi al capolinea, comunque, come si dice in termini brevi. Siamo al quinto mese e ora mancano solo pochi passi per ritornare tra i convocati e ritornare alla forma fisica. Sei stato molto rimpianto perché eri partito molto molto bene e sembravi essere appunto il bomber della squadra. Il fatto che ci siano state queste difficoltà ha portato molti tifosi a rimpiangerti. Ma io ringrazio i tifosi per il mio rimpianto, però sono sicuro che al posto mio purtroppo non ho vissuto la prima parte di stagione, però penso che Riccardo, lo stesso Gennaro che viene dalla primavera e ora Valeri, Bocinov, penso che secondo me hanno fatto un buon campionato i primi due. Valeri penso che già si sta integrando molto bene alla squadra e anche io penso di rientrare e dare una mano molto, molto buona nel rush finale di questo campionato. Ecco, ti è già capitato in passato di rientrare nel finale di stagione, ti è capitato a Crotone, come si trovano le energie a questo punto per dare tutto per tutto nell'ultimo mese e mezzo? Speriamo di più di un mese e mezzo, speriamo gli ultimi due mesi, guarda, ma l'energia l'ho trovata mentali, perché non è facile rientrare dopo questo infortunio, perché la fiducia quando comunque fai contrasti, quando vai in campo devi correre, cambi direzione, cioè è una cosa molto complicata, quindi se non sei libero prima mentalmente ed hai fiducia in te stesso non puoi rientrare in campo. Tu da lontano che idea ti sei fatto di questa stagione, di come è andata avanti, anche delle dimissioni di Zauri, l'avvento di Legrottaglio, come l'hai vissuta tu comunque a distanza? Ah, il mister, io l'ho vissuto, intanto il mister Zauri l'ho vissuto per due mesi, da luglio fino a settembre prima che mi facessi male. Penso che a distanza sinceramente non so che dirti perché non l'ho vissuta dentro lo spogliatoio, quindi le cose dentro lo spogliatoio sinceramente non le so, cosa è successo e cosa non è successo. Penso che ha dato una mano molto buona alla squadra e ora penso che col cambio allenatore, col mister Legrottaglie, penso ancora che avremo molta più fiducia in noi stessi, anche se
domenica dovremmo ripartire da queste 3 sconfitte consecutive e non è facile mentalmente, però penso che la squadra, che la sto vivendo dopo 2 settimane che sto qua, penso che sia pronta per dare riscatto a questa stagione. Ecco, una gara chiave quella con l'Ascoli, perché poi ci sono 2 trasferte molto difficili. Ma sì, ci sono trasferte difficili, però secondo me noi la dobbiamo interpretare come tutte finali ora. Termina qui questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo la notizia di apertura del nostro telegiornale che riguarda il primo caso in Abruzzo di coronavirus, scuole chiuse a Roseto, unico comune in cui resteranno chiuse le scuole, mentre in tutti gli altri comuni della provincia di Teramo, compreso il comune di Atri in cui questa mattina il sindaco aveva disposto la chiusura degli istituti, scuole aperte in tutti gli altri comuni. Ci sono poi degli altri casi sospetti che però non sono al momento riconducibili al coronavirus, probabilmente uno al Mazzini di Teramo, già al Mazzini di Teramo, l'altro che arriva da Atri, in questo caso sarebbe un cittadino rosetano di ritorno dalle Marche, però questi casi al momento non sono riconducibili al coronavirus, sono persone che vengono attenzionate dal sistema sanitario regionale per capire gli sviluppi del loro quadro clinico, saranno effettuati forse probabilmente dei tamponi e i risultati poi si avranno nelle prossime ore. L'appuntamento, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Velo, la trasmissione del ciclismo di TV6 che ricomincia questa sera per la nuova stagione con Luciano Rabottini e i suoi ospiti in studio, conduce Jacopo Forcella che se ce ne sarà bisogno vi darà tutti gli aggiornamenti del caso sul coronavirus in questa ideale staffetta che ci passiamo con il testimone coronavirus che continua nella serata di TV6. Io vi ringrazio per averci seguito. L'informazione torna domani alle ore 8 con la nostra rassegna stampa. Vi auguro un buon proseguimento di serata.